signora Kristaps, arrivata in questa stagione in cui collezioni delle convocazioni particolari, è arrivata anche la prima convocazione in Under 21, direi che è una bella soddisfazione. Sono molto contento per questa convocazione. È una buona esperienza per vedere altri livelli di Under 21. E faccio tutto per giocare, per vedere il mister che io è un buon giocatore e sì così. Te l'aspettavi questa convocazione? Cioè qualcuno ti aveva detto qualcosa prima o è stata una sorpresa? No, qualcuno ha detto a me prima perché ho parlato con la federazione anche prima, ma prima io ho detto che l'importante è che io stia qui per giocare al Parma e poi quando ho un tempo libero al campionato è possibile che io vai al nazionale. E immagino tu sia anche uno dei più giovani di quell'Under 21, forse il più giovane, non lo so. Sì, non lo so, però secondo me sì, io più giovane, 97, giovanissimi lì. E poi si avvicina anche il torneo di Viareggio, tu qualche settimana fa avevi detto io se potessi scegliere rimarrei qui a Parma a giocare con i miei compagni. Ci sono voci un po' contrastanti, c'è chi dice che ti convocheranno, c'è chi invece dice no, non verrai convocato. Tu sai qualcosa riguardo? Ma io, va bene, io mi voglio vai lì, però io non lo so perché è molto difficile per giocare lì e poi vai anche per la nazionale, no? È molto difficile perché anche la possibilità per fare male al corpo, no? Per infortuna. Non lo so, mi parlare poi dopo la partita questa settimana, parlare con la società e fai la nostra meglio decisione. Senti, che aria tira, nel senso, qualcuno dice, il Parma adesso meno 4, è vero che manca una partita, ma rispetto all'Alto Vicentino, ho sentito un po' il fiato addosso. Sì, adesso ultimi partiti, il nostro, come si chiama, rush, no? Ultimi partiti, è molto interessante, però nostri testi giusti, cosa noi fare. A questi partiti noi ce l'hai un obiettivo, il campionato per finisce primi e vai su, e niente altro, solo il nostro obiettivo è questo, però solo giocare al nostro livello e finisce primi. Senti, il Parma ha la miglior difesa di tutti i tornei insieme all'Atletico Madrid, diciamo. Mm-hmm. Dalla Serie A alla Serie D. Quanto ti senti tuo questo record, oltre che condividerlo con la squadra? Quello record è... non lo so prima, niente. Perché ho visto solo su internet che noi ce l'hai meglio di difesa dell'Europa, come ti dite, con Atletico Madrid. è buona cosa questa, perché tutti i campionati non facile, no? Anche Serie A, Serie B, tutti i campionati non è facile. Io sono molto contento per questa cosa. Ti aspettavi, visto che ormai siamo nella rush finale, l'obiettivo è arrivare primi, però ormai puoi fare anche un bilancio di questa stagione personale. Ti aspettavi una crescita così da parte tua? Sì, ma io sempre aspettare la crescita tutti gli anni, l'anno prossimo, 2 anni, sempre, perché l'importante è che migliore sempre e fare bene per la squadra. Tu cosa faresti? La Serie C, la Serie B, la Serie A, oppure se ti chiedessero di andare subito in un club di due categorie superiori, magari anche straniere? No, ma l'importante adesso è che giocare qui. E poi ci vediamo cosa succede quando il campionato è fine. Però preferisco stare qui, 100%. E tra l'altro abbiamo visto in internet alcuni articoli su di te, anche di alcuni media del tuo paese.
stanno accorgendo sempre di più che in Italia c'è un portiere lettone che sta facendo molto bene, immagino. Senti anche questo interesse da parte dei giornali di casa tua? O? Sì, ma ho visto un scritto qualcosa anche a Lettonia 2 giorni fa. Molto contento perché Lettonia è la mia nazione, la mia casa, e devo solo fare la mia famiglia lì, i miei amici e la mia nazione, come ho detto prima. E molto contento che anche Lettonia, lo so che è un giocatore al Parma di Lettonia. E facciamo un gioco tra virgolette: dove ti immagini fra 3 anni? Speriamo che è un top livello, secondo me sarà. Con il Parma o in generale? Sì, sì. Con la Legione? Con il Parma, speriamo con il Parma. Ok, l'ultimissima domanda, ti avevamo chiesto l'altra volta quale sarebbe stato il tuo fioretto, chiamiamolo così, insomma, in caso di promozione, i capelli, sappiamo che non te li puoi tagliare, ci hai pensato a cosa potresti fare se il Parma arriva primo oppure ancora aspettiamo un po' prima? No, ma io faccio ancora capelli, che vinciamo capelli faccio ancora. Okay. Senti, l'ultima cosa, adesso c'è Castelfranco però, cioè ci sono tutte queste cose, ma bisogna pensare com'è l'ambiente qua, ci state pensando, state preparando? Sì, noi siamo preparati perché ricordi cosa è successo la partita lì, è una partita molto interessante, molto difficile come tutti gli altri. Però noi preparati, noi sì, preparati e aspettare partite domenica. Grazie.